E l'acqua, risorsa preziosa da custodire e usare ma con giudizio, l'elemento che anima e guida l'attività della Claber. Leader mondiale nel campo dell'irrigazione, l'azienda progetta e realizza impianti adatti al verde pubblico delle grandi città, come pure ai piccoli giardini privati familiari. Nata alla fine degli anni 60, la Claber ha saputo intuire fin dall'inizio l'importanza di innovare produzioni e impianti, con materiali di qualità e tecniche d'avanguardia, per migliorare i livelli di efficacia e al tempo stesso ottimizzare i consumi, evitare sprechi e tutelare l'ambiente. E importanti cambiamenti erano già alle porte. Alla fine degli anni 80 l'azienda si è trovata di fronte a un bivio e a una domanda strategica se aveva o no le competenze per affrontare la tematica abbinata all'elettronica. In sostanza si è trattato di una innovazione prima nella mentalità dell'azienda che ha dato seguito a una innovazione tecnologica come conseguenza. Quindi si è trattato di raccogliere una sfida che proveniva da conoscenze esistenti solo nel mercato americano per sistemi che gestivano in maniera elettronica e quindi successivamente informatica anche le irrigazioni per parchi e superfici del verde molto più ampi rispetto al giardino privato a cui l'azienda si rivolgeva come mercato di riferimento sino a quel momento. Lo stabilimento della Claber a Fiume Veneto, vicino a Pordenone, dispone di una superficie coperta di 10.000 metri quadrati. Il personale, per la maggior parte femminile, supera le 150 unità, impiegate nella produzione, confezione e stoccaggio di prodotti destinati all'irrigazione di superficie, goccia a goccia e interrata, in sostanza per balconi, terrazze e giardini. Un altro stabilimento, 7.000 metri quadrati di superficie, si trova a Maniago. Le due sedi produttive, che operano in stretto collegamento con le filiali commerciali estere in Francia, Inghilterra e negli Stati Uniti, sono dotate di moderne attrezzature robotizzate, di grande affidabilità e precisione. Importanti in entrambi i casi, gli spazi destinati ai magazzini di stoccaggio. 5.000 posti pallets nel primo stabilimento, 3.000 nel secondo. L'evoluzione dei prodotti, l'innovazione e la progettazione sono seguiti dall'ufficio tecnico, impegnato nell'attività di ricerca, in riferimento anche alle nuove esigenze del mercato. Così, in anni recenti, la Claber ha percorso i nuovi territori dell'informatica e della telematica, mettendo a punto impianti di irrigazione complessi e versatili per strutture prestigiose. Alcuni esempi significativi: l'irrigazione delle aree verdi dell'Iosa Stadium per le Olimpiadi di Atene 2004 e quella del nuovo polo Fiera di Milano, con una superficie di 60.000 metri quadrati. Risultati che nascono dalle capacità della divisione Claber Meteo, irrigazione professionale, che nello stabilimento di Fiume Veneto utilizza il laboratorio interno per effettuare vari tipi di test, da quelle antiusura alle diverse prove di uniformità. Controlli specifici riguardano la regolazione di erogatori e gocciolatoi affinché non ci siano sprechi e sia garantita la più capillare distribuzione dell'acqua sulla superficie irrigata. La Scuola dell'Acqua a Pasiano, fabbricato storico, sede dalla fine dell'Ottocento di un'officina idroelettrica, oggi ristrutturato, testimonia la volontà della Claber di stimolare ricerca e progresso tecnico al servizio della tutela ambientale. Un'operazione con vari risultati, dal recupero della funzione originaria dell'opificio, produrre energia idroelettrica, all'avvio di un'attività di formazione per specialisti, operatori e tecnici. La Scuola dell'Acqua, Claber, è per noi oggi non un punto di arrivo, ma un punto di partenza, perché siamo consapevoli, pensiamo che sia nella nostra missione, oltre che di produttori di sistemi e di fornitori di servizi, ma anche di contribuire alla presa di conoscenza della società del valore insostituibile dell'acqua, sempre più rara, creare quindi una cultura nell'impiego, nell'uso, nel risparmio di questa energia vitale.